sento malinconia nel cuore per questo mondo avido senza amore per noi mortali. Io aspetto ancora te da sempre con i capelli grigi e con le rughe, il viso rigato dal pianto, dolce musica ancora sento le risate dei nostri bimbi. In silenzio senza un lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore, ci accompagna la melodia, ci vediamo del tuo ritorno, continuo ad amarti in silenzio. Senza un lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore. Amo mio dolce ed unico amore. Buonasera, ci conosciamo molti di noi, altri non ci conosciamo, però mi fa piacere incontrarvi questa sera. Ringrazio Angela perché mi ha invitato e questa volta sono venuto, però parecchie volte sono venuto. Sì, quando stavo proprio il merito di Stefano, me lo ricordavi il merito di Stefano. Eh sì, quando andavamo ad Aprilia. Anche siamo stati insieme al teatro di Pontigna. Sì, sì, va bene. Io vi posso dire, dei bellissimi quadri, delle bellissime persone, bellissime poesie, e ognuno di noi ha preso, è stato ragazzo, è stato giovane, e ha sempre avuto un pensiero sulla mamma, credo, no? Nessuno di noi la scorda. Io da ragazzo
avevo un diario che è chiamato Giacchè, dove scrivevo le mie cose in forma di poesia, circa 365 poesie, però non pubblicate, eccetto che una volta, e della mamma. E vorrei, se mi è permesso, uno o due, quello che scrivevo. Allora, L'angelo della vita. Sono un tipo di poesie ungarettiane, molto stringate. Allora... Che pagina? No, non ci sono. Ma di Ungaretti? Non ci sono, è mia. È inedita. Sono inedite, sì. Grande donna. Allora, L'angelo della vita. Piange nell'aurora un bimbo, ninna nanna. Chiama sotto il soleone il figlio. Eccomi. Invoca al tramonto un uomo. Ti aspetto. Ma finita, questa è finita. Non so se... Benissimo. Ecco, io vorrei ricordare con te una grande maestra, che è stata anche maestra del mio nipotino più grande, tua moglie Ileana. Ileana, sì, Ileana, ho visto che... Un grande amore di donna, un grande amore anche nel di nel successivo fratello. Libro che c'è anche così, un epitaffio che hai fatto su Ileana, che non conoscevo e che mi ha molto commosso, oltre al mio che fa niente. Quindi ringrazio, perché la mamma ogni tanto ce la ricordiamo. Io me la ricordo, anche se ho 76 anni, e ogni tanto vado al cimitero. Mi ricordo i momenti da ragazzo, i momenti da giovane, tutto quanto. Poi ogni tanto forse ci dimentichiamo, no? Quando siamo un pochino più adulti, però poi ritorni, quando non ci abbiamo più, ritorniamo. Alcune cose non si possono dimenticare. No, quella no. Perché avevamo il cervello fresco, registravamo molto bene. Magari ci dimentichiamo quello che abbiamo mangiato ieri sera, ma quelle non ce le possiamo dimenticare, perché sono dei ricordi bellissimi e unici. Ogni mamma poi ha la storia a sé. Allora la madre, una voce calda che canta la ninna nanna. Una mano pronta che lenisce il dolore, una preghiera pietosa, accorata nella triste sera. Grazie. Grazie. Grazie.